la donna crisi sul tipo di Verushka e Virnalisi. Il vero Don Giovanni se ne stropiccia di quelle scrocchiazzeppi senza ciccia. Ciccia. Sì. Ciccia. Sì. Sì. Va bene, forse hai ragione, ma Ave, non esagerare. Ciassi. E della donna ciccia il maschio si incapriccia, perché la ciccia è fonte di beltà. Però la donna asciutta è sempre prediletta, la donna grassa mai successo avrà, la donna grassa mai successo avrà. Ah, sì, forse le donne magre avranno più successo, ma a prezzo di quali sacrifici, a prezzo di quali torture, vibratori, astinenze, digiuni, diete. Vabbè, ma cosa sarà mai? Qualche carboidrato in meno, qualche caloria in meno, qualche punto in meno? Ah, perché tu li chiami carboidrati, punti, calorie, ma va là, chiamali trippa, chiamali spaghetti alla matriciana, ma chiamali rigatoni capagliata, ma quelle sono cose. Ma come si fa andare a sedersi a tavola sempre col regolo, col ragioniere vicino, con tutti quei pesini, 33 grammi, 72 grammi, 83 grammi, per carità. Mangiare come se fossimo seduti sulla bilancia, che appena la lancetta si muove, tac, saltano subito tutti in piedi, ma per l'amor di Dio. E poi, non so, patate, 2 punti, mele, 2 punti, no, 3 punti. Qualche volta anche 6. 6? Sì. E perché? Perché quando c'è il verme dentro, la mela, allora... Ma no, no, per favore. No, io mi oppongo. Ciassi. Perché la donna ciccia profuma di salciccia e per rossetta d'opera in ragù. Però la donna piuma profumo non profuma, può fare la figlioccia la tipu, può fare la figlioccia la tipu. È già giusto la figlioccia alla TV, può fare. Ma tesoro mio, ma tu ti sei scordato di tutte le donne celebri, di quelle che sono entrate nella leggenda, di quelle che hanno avuto un peso nella storia. Sono sempre state tutte belle grasse, belle rotonde, belle fasciocche. Ricordati che il maggior sex appeal della donna consiste in una parola sola, in un solo attributo. Ciccia. Sì. Ciccia. Sì. Ciccia. Sì. Perché la donna ciccia, autentica e massiccia, con la sua ciccia ti conquisterà. Perché ci si bisticcia, facciamola più spiccia, e per la ciccia i pippi urrà. E per la ciccia i pippi urrà. E per la ciccia i pippi urrà. Ada Ferni, sta schiavitù, non potimmo proprio più. Ma di ben so, ci provi so, a far la moglie per un po'. E giù dal letto in sonnolita alle 7 del mattino, perché il caro maritino deve bevere un caffè. E manche veglia che ti sviglia per un buco sulla maglia, è la solita quisquiglia dei bottoni del gilet. Ma provi su a cucirseli da sé. E mentre lui che lo può fare va in ufficio a riposare, chi rimane a faticare dentro casa sono me. Metti sul brodo, rifai il letto, quindi spolvera il salotto, metti a posto nel cassetto, dai la cera su parquet. Ma provi a lucidarselo da sé. Corri al mercato, fai la spesa, figlio tram e torna a casa, perché lui che si riposa quando torna può mangiare. E mentre cuoci il polpettone, stira giacca e pantalone, perché lui col pantalone senza piede non ci va. Ma guarda mo che fissazione che c'ha. Se vuoi telefono un vassallo e tu rispondi al quinto spillo, lui ti dice lillo lillo nel dormivi cadari. Se mentre spolveri il soffitto ti si incolta un po' il salotto, quando torni spaga tutto, strilla fino a martedì. Ma che si vada a prendere un supplì. Quando la sera apre la porta e ti trova stanca morta, puoi giurare che si urta e ti dice uè che c'è. Così per farti riposare dice fatti a preparare, che ti porta a poleziare e a ballare insieme a me. E va la volo se fino alle 3. E la mattina in piedi a fa un caffè, a cucire i bottoni del gilè. E poi cucina, prepara un soufflé. E voi che state tanto a brontolar, coraggio netto, venite già a provare. Così vi accorgerete pure voi, che gusta fa la moglie come noi. Che gusta fa la moglie come noi. Beh,
ingrassi il marito, di dire sempre non va ad ogni cosa che fa. Noi ce n'abbiamo fin qua delle polemiche astiose, ognuno deve sparare con le cartucce che c'ha. E se zozza la città e se puzza la città, e il mio sposo, signor sì, che dovete ringraziare. Mi sembra facile fare la grana per la costruzione sopra una marana, che nel breve giro della settimana il cantiere frana e non se vede più. Lei ci mandi suo papà a ingorgare la città, a fare in modo che un tassì vada al centro e resti lì, a fare in modo che la 1100 diventa piazza Risorgimento, prenda il percorso del scorrimento e smughi al centro del Benevento. Lei ci mandi suo cognac che sta tanto chiacchierà, e vedremo se saprà il comune amministrà. Ci provi a spendere 100.000 lire tra sovrattasse e l'ossi tranettore per recuperare 700 lire di una sovrattassa di 100 anni fa. Lei ci mandi sua mamma a strada e piazza e città, marciapiedi alla toppa, vecchi asfalti e riasfaltà. Le provi a fare la manutenzione di una nuova strada, si in un rione, specialmente quando per combinazione non c'è sta la strada e manco c'è rione. Ma che stati a pronto là? Ma venite a provare, questo eterno critica non te va più sopportare. Ma venite a provare, ma venite a provare, ma venite.